Capitolo 7. Conseguenze. La fiera di beneficenza della signora Chester era un avvenimento mondano di prim'ordine e per le signorine era un grande onore essere invitate a far da venditrice a un banco. Da qualche tempo non si parlava che della fiera. Amy fu invitata, ma Joe no. E fu meglio per tutti, perché in quel periodo Joe era assolutamente intrattabile e ci sarebbero voluti molti colpi e duri per insegnare a tollerare il prossimo e a rendersi tollerabile. La ragazza superba e niente interessante venne lasciata in disparte. Invece ad Amy il suo talento e il suo buon gusto valsero l'offerta del banco oggetti d'arte. E lei si fece in quattro per preparare e assicurare concorsi e contributi. Tutto camminò liscio fino alla vigilia dell'apertura. Fu allora che accade uno di quei piccoli incidenti che è impossibile evitare, dove debbono collaborare una ventina e più di donne, fra giovani e anziane, con tutti i loro puntigli e le loro idee storte. May Chester era molto invidiosa di Amy, perché questa aveva sempre più successo di lei. Proprio in quei giorni, alcune circostanze da nulla vennero ad aumentare la sua gelosia. Quei deliziosi schizzi a penna di Amy facevano scomparire le ceramiche dipinte di May e questa fu la prima spina. Poi, all'ultima gita, accadde che l'ineffabile Tudor fece quattro danze con Amy e una sola con May. Spina numero due. Ma quello che a May bruciò di più e fu pretesto emotivo di ciò che fece fu la voce, riferitale da qualche amica premurosa, che le sorelle March in casa Lamb l'avevano messa in burletta. Colpevole di tutto ciò era Joe, e i Lamb, gente che ama lo scherzo, avevano chiacchierato. Ma di tutto questo Amy e Joe non avevano il più lontano sospetto. Si può dunque immaginare come rimase Amy la sera prima dell'inaugurazione della fiera, quando la signora Chester, che naturalmente della baia data alla figliuola, vera o no che fosse, si era molto risentita, le disse in tono dolcissimo, ma con un'occhiata da gelare il sangue. Senti, cara, le ragazze trovano che non ho fatto bene a non assegnare questo banco alle mie figlie. Siccome quello più in vista, e direi quasi la grande attrattiva, e siccome le mie figliuole sono quelle che hanno fatto di più, tutte e due assieme, mi sembra meglio che a questo posto ci stia una di loro. Ne sono assai dolente, ma so che a te pure sta a cuore il successo della festa e quindi non baderai a una piccola delusione personale. Se vuoi, ti puoi prendere un altro banco. Questo discorsetto, quando se lo preparava, pareva a Mrs. Chester molto facile da farsi. Ma al momento buono, sotto lo sguardo già un po' sorpreso e turbato di Amy, s'accorse che la cosa non era così semplice come aveva creduto. Amy capì che sotto c'era qualcosa. Ma il vero motivo non l'indovinava, perciò disse in tono calmo, senza però riuscire a nascondere che si era offesa. Forse voi preferireste che io non tenessi nessun banco? Oh, questo no, figliuola. Non è il caso di impermalirsi. È una questione di opportunità, di convenienza, capisci? Le mie figlie non possono avere che il primo posto. Questo banco è considerato il più importante e allora ti devi rendere conto. Per me personalmente, intendiamoci, dovresti starci tu e ti sono riconoscentissima di quanto hai fatto perché riuscisse così bello, ma bisogna saper sacrificare le nostre ambizioni individuali. E sta pur sicura, ti farò avere un altro banco, è bello. Quello dei fiori non ti andrebbe? Ci sono le piccole, ma non sanno come cavarsela. Con te diventerebbe una cosa deliziosa. Il banco dei fiori richiama sempre gente, tu lo sai. Specialmente i signori, aggiunse May con un'occhiata che rivelò ad Amy uno dei motivi del disfavore in cui d'un tratto era caduta. Arrossì tutta, ma non diede altro segno di aver sentito l'allusione. Anzi, rispose con gentilezza sorprendente. Come volete voi, signora Chester, rinunzio senz'altro al mio banco e vado ad occuparmi di quello dei fiori. Ci puoi portare gli oggetti tuoi esposti se credi, disse May con un'occhiata di rimpianto alle cornicette, alle conchiglie dipinte, alle miniature, a tutti gli oggettini che Amy aveva lavorato e disposto con tanto amore. Le sue parole erano dette a fin di bene, ma Amy le interpretò male e subito disse: Ma certo, se ti danno fastidio. E in un momento raccolse tutto nel grembiule alla rinfusa e se ne andò offesa a sangue, tanto per sé quanto per l'opera sua. Vedi come si è arrabbiata? Disse May a sua madre. Adesso mi pento di avertelo detto e mi spiace che tu le abbia parlato come le hai parlato. E sconsolata guardava i vuoti lasciati sul banco da Amy.
Oh, stizze di ragazze, passano presto, le rispose la mamma. Ma anche lei sentiva un po' di vergogna per la partaccia fatta e c'era di che. Le piccine accolsero con gioia Amy e i tesori che recava. Quell'accoglienza la calmò un poco e si mise subito al lavoro. Se non poteva con gli oggetti d'arte, almeno coi fiori voleva riuscire. Ma tutto pareva mettersi contro di lei. Era tardi, si sentiva stanca. Le altre avevano troppe faccende per darle un po' d'aiuto. Le piccine più che altro erano d'impaccio e non facevano che chiacchierare, strillando come gazze e producendo confusione coi loro sforzi inesperti per mantenere tutto in ordine. L'arcata di sempreverdi non voleva star su, dondolava, minacciò di caderle addosso appena i cestini appesi cominciarono a essere riempiti di fiori. La più bella delle mattonelle dipinte ebbe uno spruzzo di acqua e lasciò una macchia su una gota di un amorino. Amy si diede poi qualche martellata sulle dita e temeva che a faticare, accaldata nella corrente d'aria, le venisse il raffreddore. Una pressione di più. Giovani lettrici, che questi dispiaceri li conoscete, voi certo simpatizzerete per la povera Amy e trepiderete per lei, augurandole successo per l'indomani. La sera, a casa, quando raccontò i fatti avvenuti, fu una protesta generale. Anche la mamma era indignata, ma approvò la condotta di sua figlia. Beth dichiarò che alla fiera non ci avrebbe messo piede. Joe disse che Amy avrebbe dovuto riportar via tutte le sue cose e lasciare che certa gente se la sbrigasse senza di lei. No, non è una ragione per essere come loro, disse Amy. Certe cose a me ripugnano, anche di farle. Avrei diritto di essere offesa e sono offesa, ma non lo voglio far vedere. Farà loro più effetto che non le parole risentite e gli atti di rabbia, è vero, mammina? Così bisogna prenderla, mia cara. Ai colpi rispondere con le carezze. È la cosa migliore, quantunque non sia la più facile, disse la mamma con l'aria di chi sa bene quanto ci corre fra teoria e pratica. Malgrado varie tentazioni, naturalissime, di far rappresaglie, quel giorno e il successivo Amy tenne fede al suo programma di vincere il nemico con la bontà. Aveva cominciato bene grazie a una circostanza accidentale che capitò al momento più opportuno per mantenerla nel buon proposito. La mattina del secondo giorno, nel disporre il suo banco, mentre le piccine erano in anticamera a riempire i cestini, le capitò in mano il suo lavoro preferito, un libretto con le pagine in pergamena e una copertina antica trovato dal babbo fra i propri tesori, nel quale aveva miniato vari motti. Nel voltare le pagine, coperte di fregi, che ella ammirava con giustificabile orgoglio, l'occhio le cadde sopra un versetto che l'indusse a meditare. Entro un elegante cartiglio di scarlatto, d'azzurro e d'oro, in lettere formate da genietti che si arrampicavano tenendosi per mano fra le spine e i fiori di un rosaio, era scritto: «Ama il prossimo tuo come te stesso». «Già, questo sarebbe un dovere, ma ci riesco io?» pensò Amy, mentre lo sguardo errava dalle pagine miniate al volto scontento di May, in mezzo ai grandi vasi dipinti che non riuscivano a nascondere i vuoti lasciati dagli oggetti tolti da Amy. Amy sfogliò ancora un poco le pagine di pergamena, e in ciascuna trovava un rimprovero per qualche suo cattivo pensiero, per qualche impulso poco cristiano. Quante prediche sagge e sante ci vengono fatte così ogni giorno, da ministri inconsci, spesso inanimati, per la strada, a scuola, in ufficio, a casa. Anche un banco di fiera può diventare Pergamo se ci suggerisce le parole buone, le parole di conforto che non sono mai inopportune. Da quel versetto prese ispirazione la coscienza di Amy. Ed Amy fece una cosa che molti di noi non sempre facciamo. Prese sul serio l'ispirazione e la mise in pratica. C'erano alcune ragazze intorno al banco di May, ad ammirare i begli oggettini e a prendere i loro posti come venditrici. Parlavano a bassa voce, ma Amy capiva che parlavano di lei. Naturalmente, pensò, quelle lì sentono una campana sola e giudicano di conseguenza. La cosa era spiacevole, ma adesso Amy era animata da uno spirito migliore e ben presto le si offerse l'occasione di dimostrarlo. May diceva spiacente: «È brutto, lo so, ma ora non c'è più tempo per preparare altre cose. E io non voglio riempire la mostra con cianfrusaglie. Completa com'era, stava molto bene, adesso è guastata». «Credo», suggerì una, «che se glieli domandassi te li ridarebbe i suoi lavori». «Come posso domandarglieli dopo quella...»
ma non ebbe tempo di dire scena, e già dall'altra parte del salone giungeva la voce di Amy che le diceva, cortese: «Se li vuoi te li do, anche senza domandarmeli. Ben volentieri. Stavo appunto pensando di offrirteli. In fondo appartengono più al tuo banco che al mio. Eccoli, accettali. Mi fai un favore. E perdonami se ieri sera te li ho portati via a quel modo». E mentre parlava, Amy riportava i suoi lavoretti con un sorriso e un inchino, allontanandosi poi subito, perché si accorgeva che è assai più facile fare un atto di bontà che stare ad aspettare che ce ne ringrazino. «Senti, ciò è molto gentile», esclamò una ragazza. La risposta di May non si udì, ma un'altra signorina, evidentemente un po' inacidita, perché spremeva i limoni per le bibite, aggiunse: «Tanto più che lei sa che al suo banco gli oggetti d'arte non li venderebbe». Era duro sentire commenti simili quando uno fa un piccolo sacrificio al diritto di pretendere, almeno, che venga apprezzato. Per un momento Amy si pentì e pensò che non sempre la virtù è premio a se stessa, ma lo è. Invece, e ben presto se ne accorse, perché sentì dentro di sé un senso di sollievo, e il banco dei fiori, sotto le sue mani valenti, andò prendendo un aspetto delizioso. Tutte le ragazze divennero gentilissime con lei. Il suo bel gesto pareva che avesse recato nell'atmosfera una schiarita miracolosa. La giornata fu lunga per Amy e faticosa. Che noia, seduta dietro al banco, spesso completamente sola perché le piccine ben presto si squagliarono, con pochi compratori, perché d'estate i fiori poca gente li vuole, tanto che i suoi mazzi cominciavano ad appassire molte ore prima che calasse la sera. Il gran successo di quel salone era il banco degli oggetti d'arte, circondato da una calca sempre più fitta, e le venditrici ebbero una gran fatica, un gran correre qua e là con aria di importanza, facendo risuonare le cassette del denaro. Ad ogni momento lo sguardo di Amy si posava su quel banco, dove ella sarebbe stata al suo posto e felice, invece di essere lasciata in un angolo dove non c'era nulla da fare. Per tanti di noi non sarebbe stato un grande dolore. Ma per una ragazza giovane e vivace non è soltanto tedioso, ma irritante, assai. Quando poi Amy pensava che alla sera l'avrebbero vista così i suoi e Lori con gli amici, la cosa diventava un vero martirio. Non andò a casa che a sera tarda, pallida e silenziosa. Tutti capirono che aveva avuto una giornata triste. Lei però non si lamentò di nulla, non raccontò nemmeno ciò che aveva fatto. La mamma le diede una tazza di caffè forte come tonico, Beth l'aiutò a vestirsi da sera e le intrecciò una graziosa ghirlanda nei capelli, e intanto Joe, fra lo stupore di tutti, si vestiva con cura insolita e accennava oscuramente a una certa frittata da rivoltare. «Non fare sgarberia a nessuno, te ne prego, Joe», le disse Amy. «Non voglio scene, eh? Lascia correre, frenati!» Voleva uscire subito nella speranza di trovare fiori freschi per ridare un po' di vita a quel povero banco. «Non temere, Amy», le disse Joe. «Sarò di una gentilezza estrema con tutti. Li voglio mandare da te e trattenerceli finché posso. Teddy e i suoi amici mi daranno una mano, non disperare. Vedrai che ci divertiremo». E intanto spiava attraverso il cancello se veniva Lori. Ben presto si udì nel crepuscolo il passo noto e lei gli corse incontro. «Sei il mio campione, tu?» «E tu la mia dama», assicurò Lori, prendendola a braccetto con l'aria di un uomo che non ha altro da desiderare. «Senti un po', Teddy, che azionacce hanno fatto a Amy». E con parola vivace e colorita, Joe lo mise al corrente. Lori prese subito fuoco. «Stasera arriva una paranza di camerati miei. Ti prometto che le compreranno fino all'ultimo fiore e si pianteranno davanti al banco fino alla fine della serata». «I fiori non sono granché», ha detto Amy, «e quelli freschi che ha ordinato può darsi che non arrivino in tempo. Non voglio fare giudizi temerari, ma non mi stupirebbe se non arrivassero affatto. Quando una persona è capace di una mascalzonata non si ferma alla prima», osservò Joe con disgusto. «Ma Hayes non vi ha dato il meglio del nostro giardino? Gliel'ho detto io». «Non lo sapevo. Chissà, si sarà scordato. Il nonno stava poco bene e io non ho avuto il coraggio di seccarlo rivolgendomi a lui, ma ne avevo una voglia». «Ma come, Joe? Che bisogno avevi di domandare? I fiori, come sono miei, sono anche tuoi. Non facciamo mezzo di tutto, noi?» Lori cominciava a prendere quel tono che aveva regolarmente l'effetto di trasformare Joe in un istrice. «Ci mancherebbe altro, ma non stiamo a dire sciocchezze adesso. Abbiamo da aiutare Amy.
Dunque, muoviti e sii all'altezza. Comincia col dire a Hayes che porti lassù un po' di fiori dei più belli che ha. Ti abbraccerò. E Joe si scostava. Non puoi farlo subito? Chiese Lori in tono così suggestivo che lei gli chiuse il cancello in faccia e gli disse attraverso le sbarre: Va, Teddy, sbrigati presto, ho da fare io. Grazie a questo e ad altri colloqui fra cospiratori, la frittata si rivoltò davvero. Hayes mandò fiori senza fine con una stupenda corbeille centrale. Poi giunse in massa la famiglia March e Joe si diede tanto da fare che il pubblico non solo veniva, ma si tratteneva a ridere dei suoi sproloqui, ad ammirare il buon gusto di Amy e a quanto sembrava si divertiva un mondo. Lori e i suoi amici si gettarono all'assalto, comprarono tutti i fiori e poi si stabilirono davanti al banco in permanenza, sicché quello diventò l'angolo più animato. Amy adesso si trovava nel suo elemento e, se non altro per riconoscenza, si mostrava vivace e graziosa. Dopotutto, concluse, la virtù trova il suo premio in se stessa. Joe fu di una correttezza esemplare. Mentre Amy se ne stava in mezzo alla sua guardia d'onore, lei andava in giro per il salone, cogliendo qua e là una battuta che la illuminava circa l'umore delle Chester, madre e figlie. E allora si rimproverava del suo risentimento e provò il bisogno di rasserenare anche Amy senza indugio. Venne anche a sapere ciò che Amy aveva fatto la mattina e fu piena di ammirazione per tanta magnanimità. Passando davanti al banco dell'arte, cercò con l'occhio i lavori di sua sorella e non ne vide neanche uno. Li avranno messi in un angolo, pensò, e tornava ad arrabbiarsi, poiché Joe i torti che facevano a lei era capace di perdonarli, ma guai a toccarle uno della famiglia. Buonasera, Joe. Come va, Amy? Le chiese May con l'aria di chi offre e chiede pace. Voleva far vedere che sapeva essere generosa anche lei. Oh, ha venduto tutto il vendibile. Adesso è là che si diverte. Il banco dei fiori chiama sempre gente, specie i signori. A questa frecciata, Joe non seppe rinunciare. Ma May la prese tanto in buona parte che Joe ne fu subito pentita ed espresse la sua ammirazione per i grandi vasi ancora invenduti. Le miniature di Amy ci sono ancora? Dove sono? Mi è venuta la voglia di comprarne una per il babbo, disse Joe. La sua gran voglia in realtà era di sapere che fine avevano fatto i lavori di sua sorella. I lavori di Amy sono tutti venduti da un pezzo. Ci ho pensato io a farli mussare con chi conveniva. Hanno fruttato una bella sommetta. Quel giorno anche May, al pari di Amy, aveva vinto parecchie tentazioni. Tutta contenta, Joe tornò a portare la buona notizia e Amy fu commossa e sorpresa all'udire come si esprimeva e come agiva May. Adesso, signori, ella disse, bisogna fare il vostro dovere agli altri banchi, generosamente come avete fatto al mio, soprattutto agli oggetti d'arte. In tal modo ella comandava la paranza di Teddy. Saccheggiate il banco di May, comandò Joe. E il piccolo Parker? Ubi diremo, ma sarebbe meglio un altro banco di March. Il gioco di parole, May e March significano maggio e marzo, gli valse uno scappellotto paterno ma pronto di Lori che commentò: Non c'è male per un ragazzo. Ti raccomando i vasi grandi, disse sottovoce Amy a Lori mentre la spedizione si avviava. Con gran piacere di May, il giovane Lawrence non solo le comprò i vasi, ma li portò in giro per il salone. I suoi camerati si contesero accanitamente le altre cianfrusaglie e anche loro rimasero carichi di ogni sorta di oggetti fragili e ingombranti: fiori finti, grandi ventagli acquarellati, cartelle e scatole intarsiate e svariati altri oggetti inutili. C'era anche la zia Carol e seppe come erano andate le cose. Tutta contenta prese in un angolo la signora March e le disse alcune parole che dovevano contenere una gran bella notizia. Perché la signora March ne fu raggiante di soddisfazione e guardava da lontano Amy con orgoglio e con una gran voglia di farle sapere subito la cosa. Invece, non gliela confidò che qualche giorno dopo. La fiera riuscì, per generale consenso, un gran successo. Quando May salutò Amy, non aveva il solito tono svenevole, ma l'abbracciò proprio di cuore, con una faccia che diceva «perdona e dimentica». Amy se ne andò contentissima e a casa trovò i vasi in bella mostra sul caminetto, ciascuno con un bel mazzo di fiori, e in mezzo un biglietto di Lori che inneggiava nella sua calligrafia migliore alla magnanimità di Amy March. E la sera, mentre si spazzolavano i capelli prima di coricarsi, più tardi del solito, Joe le disse: Brava Amy, sei stata anche più generosa e nobile di quanto credevo. Sei stata un angelo e hai tutto il mio rispetto.
E Beth, che era già in letto, sei stata un amore. Hai perdonato subito. Ti deve essere costato terribilmente dopo aver lavorato tanto, giornate e giornate, per pensare al modo di vendere i tuoi begli oggettini. Credo che al tuo posto non sarei riuscita bene come te. Oh, non mi lodate troppo, non ho fatto altro che quello che avrei voluto facessero con me. Voi altre mi canzonate quando dico che voglio essere una gran dama, ma io intendo una gran dama, nel cuore e nelle maniere. E cerco fin d'ora di esserlo, fin dove posso. Non mi so spiegar bene, ma io vorrei essere al di sopra delle piccinerie, delle sciocchezze, delle idee storte che guastano tante donne. Ancora la meta è lontana, ma faccio del mio meglio, e col tempo spero di diventare come la mamma. E mi parlava con convinzione, e Joe l'abbracciò, dicendole: Adesso capisco cosa vuoi dire, e non ti voglio più canzonare. Tu stai facendo progressi più di quanto credi, e io voglio imparare da te la vera gentilezza. Tu hai trovato il segreto, secondo me. Continua così, cara, e vedrai che un giorno o l'altro ne avrai la ricompensa, e nessuno allora sarà più contenta di me. Venne la settimana dopo la ricompensa per Amy, ma la povera Jo, per rallegrarsene, dove fare un grande sforzo. Arrivò una lettera della zia Carol, e il volto della mamma, quando la lesse, si illuminò tanto che Joe e Beth, presenti, le chiesero subito che buona notizia ci fosse. La zia Carol parte per l'estero quest'altro mese e vuole condurre seco. Joe! Esclamò Joe, balzando in piedi in un impeto di entusiasmo. Non te, cara. Vuole Amy. Oh, mamma, è troppo giovane. Prima tocca a me. È tanto tempo che lo desidero e mi farebbe tanto bene. Sarebbe così bello, bisogna che ci vada io. Temo che sia impossibile, Joe. La zia dice proprio Amy. Non possiamo imporle la nostra volontà quando un simile favore ci viene da lei. Sempre così. Ad Amy sempre tutto il bello e a me tutta la fatica. È un'ingiustizia, esclamò Joe con passione. Temo che sia un po' colpa tua, mia cara. L'altro giorno la zia, quando parlò con me, deplorava le tue maniere brusche e il tuo spirito indipendente. Anche qui si direbbe che ripete parole tue, guarda. Dapprima pensavo di dirlo a Joe, ma Joe non vuol favori, le levano il respiro e il francese non lo può soffrire. Non mi sono arrischiata a invitarla. Amy è più docile e sarà una buona compagnia per Flo e accoglierà con riconoscenza i benefici che le possono venire da questo viaggio. Ah, la mia linguaccia maledetta! Non riesco a frenarla! Gemeva Joe, ricordando le parole che erano state la sua rovina. La mamma, quando ebbe udita da lei la spiegazione delle frasi incriminate, le disse addolorata: Avrei voluto che toccasse a te, ma per questa volta non c'è speranza. Cerca di prendere la cosa in pace e di non guastare il piacere di Amy con rimproveri e parole amare. Cercherò, disse Joe, battendo fitto le palpebre e chinandosi a raccogliere il cestino che nel primo entusiasmo aveva rovesciato. Cercherò di fare come fa lei. E non solo di parere contenta, ma di esserlo veramente per non guastarle questa gioia. Ma non sarà facile con una delusione così forte. E la povera Jo versava lacrime amare sul coscinetto degli spilli, notoriamente insensibile. Senti, Jo, io sarò egoista, ma se ci andavi tu mi saresti mancata, e sono contenta che non sia la tua volta ancora, mormorò Beth in un orecchio alla sorella, unendo lei e il cestino in un abbraccio stretto. E con un'espressione tanto affettuosa che Joe si sentì un po' sollevata, sebbene avesse una gran tentazione di prendersi a schiaffi da sé, oppure di andare dalla zia Carol a pregarla che le levasse il respiro finché voleva coi suoi favori. Avrebbe veduto quanta rassegnazione e quanta riconoscenza. Prima che Amy tornasse a casa, Joe ebbe tempo per intonarsi un poco alla Letizia generale, non proprio di cuore come sempre, forse, ma perlomeno senza rodersi d'invidia. L'eroina della festa, poi, ricevette la notizia con gran gioia e con una specie di rapimento solenne e contenuto, e cominciò a preparare colori e matite quella sera stessa. Le miserie delle valigie, del denaro e dei passaporti le lasciava a coloro che non erano assorti come lei in visioni d'arte. Dovete capire, diceva alle sorelle mentre raschiava la sua tavolozza migliore, che per me non è un semplice viaggio di piacere, ma è una cosa che deciderà della mia carriera. Se c'è in me il vero genio, a Roma me ne accorgerò e potrò fare qualche cosa per dimostrarlo. E se non ci fosse,
le domandò Joe mentre cuciva con gli occhi rossi certi colletti da mettere nella valigia. Allora tornerò a casa e farò l'insegnante di disegno per vivere, rispose la candidata alla gloria con filosofica compostezza, ma facendo un po' il muso brusco all'idea, mentre grattava sulla tavolozza con un vigore tale che pareva prendesse a quel modo una misura energica prima di abbandonare la sua grande speranza. Oh, tu non ne farai niente. La fatica non ti piace. Tu sposerai qualcuno ricco e tornerai in patria per vivere nel lusso tutta la vita, disse Joe. Qualche volta tu indovini, ma ora non credo. Ad ogni modo, accetto le tue parole come un augurio perché, se non potrò essere artista io, avrei piacere di poter aiutare quelli che lo sono. E Amy sorrideva. La parte della provvidenza ricca le piaceva più di quella di una povera insegnante di disegno. Disse Joe con un sospiro. Se tu vuoi, ci riesci. I desideri tuoi si avverano sempre, i miei no, mai. Ci vorresti venire? Le chiese Amy pensosa, mentre con la spatola si lisciava quel benedetto naso. Direi. Ebbene, fra un anno o due io ti manderò a chiamare, e tutte e due scaveremo nel foro in cerca di antichità e manderemo ad effetto tutti quei progetti nostri. Ti ringrazio e ti ricorderò questa promessa quando arriverà quel giorno beato, se mai arriverà, concluse Joe accettando la promessa magnifica, per quanto vaga, con tutta la gratitudine di cui era capace. Non c'era molto tempo per i preparativi e tutta la casa era in subbuglio. Joe sopportò ogni cosa molto bene finché sparì l'ultimo sventolio del nastro azzurro al finestrino del treno. Allora si ritirò nel suo rifugio, in soffitta, a piangere tutte le sue lacrime. Anche Amy si mantenne forte finché il piroscafo non si mosse, ma mentre stavano per ritirare la passerella, le venne per la prima volta in mente che fra poco ci sarebbe stato l'oceano tra lei e le persone che le volevano più bene. E si attaccò a Lori, che l'aveva accompagnata fin là con un singhiozzo. Abbi cura di tutti, e se accadesse qualche cosa. Non dubitare, cara, avrò tutte le cure. E se mai accadesse qualcosa, correrei a darti conforto, le disse nell'orecchio Lori, senza supporre che presto avrebbe dovuto mantenere la sua promessa. E così Amy partì alla ricerca del vecchio mondo, che è sempre nuovo e bello per gli occhi dei giovani. Dalla banchina l'accompagnavano gli sguardi del papà e dell'amico, augurando di cuore ogni fortuna alla ragazza felice che li salutò con la mano finché non videro più altro che il luccichio del gran sole estivo sull'azzurra distesa delle acque.